Allora, benvenuti signore e signori. Allora ragazzi, benvenuti signore e signori su Telegarage, ma ne piangi per quanto riguarda. Scusatemi che sto ridendo perché io questa qua è la seconda volta. Ho fatto già una ripresa, è successa una cosa, però non posso mandarla in diretta. Comunque, allora, benvenuti signore e signori su Telegarage Mare Viaggio. Come avete visto, già il titolo è tutto un programma, cioè la torta alla rosa. Allora, magari voi immaginate che sia una decorazione. Non è così. Non solo c'è la decorazione, una rosa fatta di pasta di zucchero creata da me. No, scusate, però mi viene ogni tanto in mente una cosa. Allora, non è solo questa, è una torta fatta proprio alla rosa. Cioè, noi utilizzeremo tutti gli ingredienti che la rosa dà a noi, perché la rosa non è solo un fiore, dalla rosa si ricavano tantissime cose e anche gli ingredienti naturali per cucinare. C'è la marmellata, c'è lo sciroppo, c'è l'acqua di rosa. Per cucinare, cioè, ci sono tantissime cose che possiamo utilizzare dalla rosa, però è ovvio che non è tanto facile. Noi abbiamo qua un magazzino a Parigi che si chiama Le Nome della Rosa, che sarebbe Il Nome della Rosa, ed è un magazzino che vende in particolar modo rose. Allora, questa è una torta che io voglio dedicare prima di tutto a tutte le mamme. Quindi è una torta che potete fare, perché è una torta abbastanza costosa, voglio dire, gli ingredienti alla rosa sono abbastanza costosi. E quindi dedichiamo a tutte le mamme, mia mamma compresa. Quindi magari se la volete fare, perché è una torta speciale, magari la fate nel periodo della festa della mamma. Ma come si presenta? Può essere anche una torta per San Valentino, perché come si presenta è proprio bellissima. Allora, oltre a fare, quindi faremo questa torta, utilizzeremo cioccolato alla rosa, una crema al burro, il pan di Spagna con petali di rose che sono zuccherati, non sono di pasta di zucchero, ma sono petali in realtà proprio petali di rose, e in più faremo anche una bagna alla rosa. Quindi è proprio una torta completamente alla rosa. Io la torta la voglio dedicare sia a me, per il lavoro che abbiamo fatto fuori a Baccone, dove stanno caricate le puntate su Telegarage Mare Viaggi, quindi poi faremo la puntata del brindisi, la puntata del festeggiamento, ma la voglio dedicare magari anche a tutti quanti voi che magari vedendo il video che ho caricato su Telegarage Mare Viaggi vi viene lo stimolo di creare qualcosa come ho creato io fuori a balcone, e perché no, magari con tutti i vostri sacrifici che voi fate come ho fatto io dedico a tutti quanti voi questa straordinaria torta alla rosa. Allora, gli ingredienti non sono molti, però voglio fare tutto separato in modo che voi non avete problemi. Quindi partiamo dal pan di Spagna. Quindi questi sono gli ingredienti che servono per fare il pan di Spagna. Ragazzi, quindi partiamo dal pan di Spagna e quindi vi presento gli ingredienti: 5 uova intere, 75 grammi, 80 grammi, non è molto di differenza, comunque 75 grammi di farina 00, io ho utilizzato la farina per i dolci, ancora meglio. E quando fate i dolci utilizzate sempre la farina per i dolci, perché dà già un lievito suo naturale. E poi abbiamo utilizzato 75 grammi di fecola di patate, una bustina di zucchero a vaniglia. Lo zucchero a vaniglia lo potete fare anche voi, se avete una bacchetta di vaniglia, quelle bacchette di vaniglia, la fate seccare un minutino in forno e poi estraete i semi, li aggiungete allo zucchero e fate lo zucchero vanigliato, però comunque compratelo, che poi non è una spesa proprio esagerata. E poi 150 grammi di zucchero invece normale. Ok, allora ripetiamo gli ingredienti: 5 uova, 75 grammi di farina, 75 grammi fecola di patate, uno zucchero vanigliato, una bustina di zucchero vanigliato e 150 grammi di zucchero normale. Adesso vi faccio vedere i procedimenti come d'abitudine.
Voilà, ragazzi, allora come d'abitudine vi spiego sempre una situazione. Allora, le uova devono essere assolutamente a temperatura ambiente perché l'uovo lavora bene, ha superato i 12 gradi. E se possibile riscaldate la ciotola dove voi andrete a lavorare, che sia esso di metallo, che sia esso di vetro, riscaldatela mettendo dentro dell'acqua calda, perché l'uovo deve lavorare caldo. Quindi noi abbiamo inserito le nostre 5 uova e andremo a inserire tutto lo zucchero. Se non avete una planetaria, potete benissimo usare uno sbattitore elettrico come questo. Quindi prima partiremo piano e poi faremo più rapido. Ragazzi, allora sono quasi passati 6 minuti da quando sto frullando e vedete che si è fatto già un composto come quando fate la panna. Ed è molto importante questo fatto che vi ho detto dell'uovo, che deve essere a temperatura ambiente e che la ciotola deve essere calda, perché così prima di tutto sarà molto più facile il lavoro e poi è anche sbrigativo, è veloce. Però comunque voi miscelate sempre per un quarto d'ora massimo, ok? Voilà ragazzi, allora voi dovete avere una consistenza del genere, ok? Quindi cremoso, molto cremoso. Allora, le palette adesso le lavate perché serviranno dopo. Ok, allora adesso fatto questo procedimento, allora ragazzi, quindi fatto questo procedimento, assolutamente adesso dovete utilizzare una cucchiarella di legno e dovete utilizzare un passino del genere per filtrare sia la fecola di patate che la farina, praticamente passare, come si dice, a setaccio. Quindi abbiamo messo prima la fecola di patate e quindi noi giriamo adesso dall'alto verso il basso e girate senza utilizzare il frustino. Adesso aggiungete anche la farina. Che passerete sempre al setaccio, eh? Molto importante questo procedimento. E quindi aggiungete anche lo zucchero a vaniglia. Una bustina, eh? Voilà. E quindi miscelate e incorporate bene tutti gli ingredienti. Voilà. Allora, una volta che voi avete miscelato tutti gli ingredienti, aggiungete il composto. Io farò una torta piccola, però con questo composto voi riuscirete a fare una bella torta, eh? Allora, io non la riempirò tutta perché mo lievitando la torta e uscirà da fuori al nostro stampo, quindi io ce ne sta ancora qua dentro e voi potete prendere uno stampo un pochettino anche più grande, comunque per la quantità è una bella quantità. Ok, quindi sbattete un po'. In modo che si livella tutto. Voilà. Allora, quindi in forno a 180 gradi per 40 minuti circa. Però comunque i primi 30 minuti voi non lo aprite il forno perché altrimenti decresce. Voi fate il controllo, arrivate a 35 minuti, voi fate il controllo per vedere se è cotta. Come si fa il controllo? Si prende uno stuzzicadente, si infila al centro tutto e si vede. Se fuori esce umido significa che si deve cuocere ancora, se invece esce asciutto significa che la torta è pronta. Allora ragazzi, quindi mentre noi stiamo preparando il nostro pan di Spagna, adesso faremo lo
sciroppo alla rosa. Ecco gli ingredienti che servono per fare questo sciroppo. Allora, da premettere che voi lo sciroppo però contiene anche dell'alcol, voi lo potete comprare anche già fatto alla rosa, sempre in questi magazzini che hanno questi prodotti di rosa. Allora, noi abbiamo così un bicchiere d'acqua, 60 grammi, scusatemi, di zucchero, e metteremo un bicchiere di estratto di rosa naturale al 100%. Allora, facciamo tutto il bicchiere. Ah, vi vorrei far sentire l'odore. Allora, come si procede? Adesso faremo sciogliere lo zucchero con l'acqua ed aggiungeremo infine il nostro estratto di rose. Automaticamente faremo raffreddare e quindi fuoriesce il nostro sciroppo. Voilà, allora introduciamo il nostro zucchero, introduciamo la nostra acqua, voilà, e facciamo così sciogliere lo zucchero. Quando arriva ad ebollizione, lo zucchero si è sciolto, non deve proprio bollire, quando arriva ai primi cenni di ebollizione, che lo zucchero si è sciolto, aggiungete poi il succo di rose e automaticamente, quando si raffredderà, diventerà uno sciroppo. Ragazzi, ecco qua introdotto il nostro succo e quindi facciamo raffreddare il tutto. Date sempre un colpo di girata. Voilà. Vi vorrei far sentire l'odore, ve lo vorrei far sentire. Ok, a più tardi su Telegarage. Voilà ragazzi, allora la nostra torta è praticamente pronta, adesso la facciamo raffreddare e quindi incominceremo a preparare la crema al burro. Allora, la nostra torta quindi praticamente è pronta, noi la incominciamo a tagliare proprio per evitare dopo, per farla anche comunque raffreddare, ecco. Quindi la tagliate giusto al centro. Voilà. Soffice, morbida, buonissima. Quindi la tagliate così e la raffreddate e la lasciate quindi raffreddare, dando subito si raffredda. Voilà, magari la mettete un po' così, voilà, che tutta la parte centrale fuoriesce tutto il calore e si raffredda la nostra torta. Allora, quindi nel frattempo che si raffredda la nostra torta, adesso vi presento gli ingredienti per fare la crema al burro. Voilà ragazzi, ed ecco gli ingredienti che servono per fare la crema al burro. Da parentesi, la crema al burro è una crema che voi potete utilizzare per fare delle decorazioni, potete colorare con dei coloranti naturali e poi è anche gustosa ed è buonissima ed è facile da preparare. Allora, io ho utilizzato 100 grammi di burro, 80 grammi di zucchero a velo, mezzo succo di limone e mezza, diciamo tutti i limoni, mezza buccia e mezzo succo di un limone sano. Quindi tra poco poi vi faccio vedere per la decorazione esterna che cosa dobbiamo fare. Allora, questa qua è la crema che andrà giusto internamente alla torta, quindi io non ne ho preparato praticamente molta. La torta è veramente molto buona, soffice, che non vi potete immaginare. La torta verrà bagnata poi con lo sciroppo che abbiamo fatto, quindi a più tardi adesso vi faccio vedere il procedimento di come fare la crema al burro senza difficoltà. Allora ragazzi, ecco come procedere per quanto riguarda la crema che faremo al burro.
Quindi noi metteremo i nostri 100, su per giù 150 grammi di burro e incominciamo a impastare così con il frullatore, con il frullino elettrico. Io vi consiglio sempre di mettere il burro un po' di tempo fuori prima in modo che sia già morbido e lo fate diventare praticamente a crema. Una volta che avete ottenuto questa crema, introducete tutto lo zucchero al velo. E impastate sempre. Allora ragazzi, una volta che quindi avete ottenuto una crema, introducete il limone e continuate sempre a miscelare il tutto. Una volta aggiunto poi il limone liquido, aggiungerete la scorza. E voilà ragazzi, avete ottenuto quindi la crema di farcitura interna. Allora, arrivati a questo punto, prendete la torta su un piano, così. Allora, quindi arrivato a questo punto prendete lo sciroppo che ha un odore di rosa, che è un qualcosa di bellissimo, e incominciate a bagnare l'interno della torta e quindi fate automaticamente lo stesso servizio nel lato di sopra, però non dovete esagerare, giusto un poco. Allora adesso introducete la nostra crema all'interno della torta e spalmate così da rendere unica. Cercate di non spalmare del tutto, perché altrimenti quando andrete a chiudere la torta, la crema uscirà per fuori. Però è una crema abbastanza densa, quindi facile da lavorare praticamente. Allora, arrivato a questo punto, prendete la vostra parte di sopra, la mettete sopra, schiacciate leggermente fino a chiuderla praticamente, lei con si attacca, perché quella è è come se fosse una specie di colla la crema al burro. Quindi nel frattempo che noi faremo la decorazione, quindi ci prepariamo per la decorazione sopra, voi prendete la torta e la mettete in frigorifero. Sto mangiando un po' di cioccolata alla rosa, speriamo che resiste. Allora ragazzi, adesso arriviamo alla preparazione esterna. In questo caso io vi presenterò sia come fare la cioccolata con i petali di rose che andrà a ricoprire tutta la torta, ma non solo, utilizzeremo dei petali di rose che sono veri, petali veri di rose, ma zuccherati, che si mangiano, e poi utilizzeremo come decorazione bella una bella rosa preparata però di pasta di mandorle preparata da me. Quindi ecco gli ingredienti per creare poi e finire quindi la nostra torta. Voilà ragazzi, ed ecco gli ingredienti che servono per finire la nostra torta. Utilizzeremo un po' di panna per fare la decorazione laterale e la utilizzeremo con una sacca à poche. Poi abbiamo del burro dove andremo a sciogliere il cioccolato alla rosa, vedete, ai suoi cristallini interni alla rosa, al gusto di rosa buonissimo. Questa decorazione finale, che è fatta in pasta di mandorle che ho fatto io, ed è una rosa, speriamo assomiglia a una rosa, credo che sia, mi sembra più un papavero che una rosa, però comunque è venuta bene. E poi utilizzeremo anche questi petali di rosa, che sono veramente petali di rosa cristallizzati
con zucchero sono buonissimi da mangiare. Allora, io per la quantità, per la grandezza della torta, io con queste due tavolette che pesano all'incirca 100 grammi l'una, io ce la faccio. Però per chi vuole poi esagerare, perché la torta è più grande o per qualsiasi altro motivo, voi potete aggiungere del cioccolato, così per esempio questo è un uovo di Pasqua, un cioccolato che è al latte, e quindi potete aggiungerlo e quindi allungare il suo gusto. Allora, quindi adesso vi faccio vedere come si procede nella preparazione. Allora ragazzi, per creare la cioccolata si utilizza un metodo che viene definito a bagnomaria. Che cosa rappresenterebbe? Una pentola con dell'acqua, e noi andremo a mettere un'altra pentola all'interno dove l'acqua calda riscalderà la pentola sopra, e quindi tutto quello che sta nella pentola viene sciolto. Questo è un sistema che viene in genere fatto per le cioccolate oppure cose fatte a caramello, giusto perché la fiamma diretta potrebbe bruciare, anzi no, potrebbe bruciare direttamente il tutto, e quindi con questo sistema a bagnomaria questo fatto non succede. Allora, noi quindi andremo a mettere il nostro burro. Io non lo metterò tutto perché credo di aver esagerato anche un po', ok? E quindi incominciamo a mettere sul fuoco in modo che si riscalda, e poi metteremo la nostra cioccolata. Allora, nel frattempo che si scioglie il burro, noi possiamo creare così la nostra panna, che andremo a decorare la parte esterna della torta. E incominciamo così a montare. E voilà ragazzi, quindi abbiamo fatto la nostra panna. Adesso la incominciamo a mettere da parte, perché faremo prima la decorazione di cioccolato sopra. Mamma mia, sono proprio sweater. Come vedete, il nostro cioccolato è quasi sciolto del tutto. La presenza del burro fa divenire questo cioccolato una crema. Se non ci fosse il burro, fosse praticamente troppo liquido e quindi non andrebbe bene per fare una copertura. Perciò si aggiunge poi il burro. Guardate, allora è quasi completamente sciolto, quindi come vedete è diventato una crema. E lo fate leggermente raffreddare. Adesso lo togliete logicamente da fuoco, perché altrimenti si brucia poi tutto. Voilà. Allora, ed ecco qua che siamo arrivati quindi al famoso momento della farcitura. Prima di mettere il cioccolato, leggermente con una forchetta bucate, ok? E quindi incominciate a inserire un altro po' di sciroppo per tutte le parti. La pasta penserà ad assorbirla e i buchi che avete fatto penseranno ad andare internamente alla parte superiore della torta. Perciò vi ho detto prima di non esagerare sull'altro lato. E si sente, ragazzi, un profumo di rosa, credetemi nel vero senso della parola, che è un qualcosa di straordinario. Ora mettete la cioccolata sopra, che ormai è diventata bella cremosa. Esagerate. E voilà. Allora, adesso in una sacca poche, e quindi decorate il lato. Quindi adesso
aggiungete la rosa o qualcosa che voi avete fatto sopra. Posso anche romperlo o piegarlo. Qua mettiamo la nostra foglia. Qui mettiamo i petali di rosa. Amalgamare bene il tutto. E aggiungete altri petali di rosa laterali. E voilà! Voilà! È finita! È finita la nostra torta di rose, completamente fatta di rose, la parte interna, il pan di Spagna, la crema al burro, il cioccolato alla rosa, la bagna alla rosa, una torta straordinaria, spero che vi sia piaciuta. Ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage, Mare Viaggi, per il canale Ricette da Sballo. Ciao ciao a tutti!